Che storia leggete a Rivoli? Dico sempre quello che dici tu. Exhibition, una mostra sul doppio. Dico sempre l'opposto di quello che dici tu. Ma il doppio, cos'è? Dico sempre quello che dici tu. Secondo me, Prieto mi odia. Dico sempre l'opposto di quello che dici tu. Ma come ti odia? Ma che stai dicendo? Eh sì, gli ho pissato le macchie. È un loop che mi è rimasto in testa, da quando sono entrato. Basta, erano macchie, non è che si offende poi così tanto. Il doppio è l'incertezza dell'uguaglianza apparente delle cose. Boh, mi hanno esposto a Exhibition. Se non mi urlava dietro la hostess di non pestargliele mai più che vedevo il latte che confluiva nel caffè. Però dopo non me lo sono perso il cubo che abbracciava il libre. Non avrei mai visto la mossa, però sono entrate veramente. Guardo le opere, mi piacciono. Ma sarà, ma io stavo diventando cretina andare avanti e indietro. E indietro e avanti e avanti e indietro. Sembrava di perdersi, ma dopo tutto lo spazio espositivo era un singolo corridoio. Stiamo calmi perché il lavoro sporco qui lo facevo io. Chi è che ha preso appunti? Io. È proprio per quello che mi sono messa a fare avanti e indietro per la mostra, per cercare di capire quali erano le differenze tra i vari quadri. Sì, ma erano le stesse. Di nuovo le stesse opere. Ho cercato di trovare le 7 differenze, no? Quasi, però erano perfettamente le stesse. Vabbè, allora che ti è piaciuto di sta mostra? Ti dirò, in particolare mi ha colpito l'allestimento, tutte quelle simmetrie, quelle ripetizioni. Un'opera di Carsten Holler, Le gemelle di Tokyo. Sì, ma erano esattamente le stesse. Sì, e beh? Ma io osservavo minuziosamente. E poi giro quel muro e c'era la foto di retro di quel muro. Ah, io proprio non me ne sono accorto. Sì, ma una follia. Bella mostra, proprio bella. Ma erano tutti uguali i quadri, però. Hai ragione, in effetti passando dalla prima alla seconda sala ho avuto una sensazione di déjà vu parecchio potente. Vogliamo parlare della Favaretto? Ma che stai dicendo? Questa valigia piena di oggetti smarriti. Ah. E noi di oggetti smarriti ne sappiamo parecchio. Arrivo vicino a un pozzo. Ero stanchissimo, mi appoggio, guardo dentro. E anche la guardia mi grida. Beh, non ci ho visto più. No, lì c'era scritto appositamente nella didascalia che io ero parte integrante dell'esposizione. Quindi dovevo affacciarmi per specchiarmi nello specchio. Era ora di andar via da Rivoli. Però mi è piaciuto. Ma alla fine il calatappi dov'era? Comunque secondo me il bicchiere di Floyer era mezzo pieno. A te è rimasta la fissazione. Era di fianco al bollitore. A bionda, al massimo tuo era mezzo vuoto.